Ve l'avevo promesso e sono tornate le build nei miei video di Fortnite. Sono ancora un pochino arrugginito, quindi non aspettatevi chissà quale risultato. La speranza è sempre l'ultima a morire, quindi incrociamo le dita. Mi raccomando, supportatemi con il codice creatore step all'interno del negozio. Ogni 14 giorni dovete reinserirlo. C'è un pacchetto nello shop con tutto il bundle di Uncharted. Andremo a prenderlo adesso, ve lo dico. Taggatemi su Instagram perché rispondo a tutti quanti. Provare per credere, pollicione in su, commentate, schiacciate la campanellina e io vi auguro una buona visione. Bene ragazzi, questo è Epmi, bentornati in questo nuovissimo video della serie di Fortnite. Come vedete in basso a destra non è la modalità zero costruzioni, quindi ci sarà da divertirsi. Prima di iniziare, ve l'ho detto e noi lo acquistiamo perché ci sono tutti i personaggi storici, porca miseria, di Uncharted. Ma vi ricordate le serie che portavo sul canale di Uncharted? Ovviamente c'è Nathan Drake vecchio e da giovane, che è Tom Holland. Acquistiamo tutto quanto il pacchetto, che comunque è scontato. Non utilizziamo, useremo ancora però la skin. Voglio fare prima questa partita con la nostra bellissima Maniac scatenata in italiano, ovviamente, che ci hanno dato uno stile nuovo ed è una bomba. Poi eventualmente mettiamo Drake. Dai, Nathan Drake. Noto con piacere che l'aggiornamento di stamattina ha già portato delle modifiche alla mappa. Qui c'era la falegnameria, adesso c'è una zona da esplorare con i punti interrogativi. E anche qua giù in fondo la zona è da esplorare, quindi hanno sicuramente fatto delle modifiche. Dove andiamo per primo atterraggio? Direi qua. Beccheremo un bordello di gente. Intanto mi sono incastrato sotto il porticciolo. Ci sono le costruzioni, raga, ci sono i materiali di nuovo. Sarà complicatissimo riabituarsi dopo quant'è, un paio di mesi, forse tre, che non costruiamo un bel niente. Speriamo bene, raga, speriamo bene. Il nostro frutto attualmente è epico, ci darebbe delle armi bellissime, ma dobbiamo esplorare la nuova falegnameria. Sembra che gli alberi delle cascate della realtà stiano prendendo bene o male il controllo un po' dappertutto, come vedete. Era ovvio che venivano tutti quanti qua. Ma ci avrei scommesso. Ah, guardate, sembra la città del Wild West. Dove sto andando? Qua non ci sono casse. Oh no, quello c'ha un fucile. Aiuto. Eccoci. Eccoci. Lo sapevo! Quanto è bello atterrare su Fortnite e non trovare neanche un'arma. Secondo me è il dorso decorativo di Spider-Man, che con questa skin non c'entra niente. Togliamo lo zainetto, che se no sembriamo dei nabbi. Questo qua ce lo siamo guadagnato con tanto sudore nell'ultimo video. Forza! Wow, Lotus di Truciolandia. Ma prima non c'era questo albero gigantesco. Tuttora non c'è in realtà. Sono un po' corto, è vero. Potrei impedire di una morte stupida di nuovo atterrando qua. Ma sembra solamente a me o nella modalità con le build ci sono meno scudi? Oh, guardate, pesco un fucile a pompa, perché ovviamente non è la canna da pesca challenge, ci siamo abituati. Devo ricordarmi adesso di farmare materiali, perché per l'appunto ne avremo bisogno e anche i nostri avversari ce l'avranno e ci fullboxeranno e io impazzirò perché ho perso ogni singola manualità. E là, se certo ti piacerebbe. Dove? Cosa? Già, è vero che si può anche salire sulle strutture. Detonato. Oh no, c'è un tipo. Dobbiamo andarcene via con questo condotto adesso. Il condotto salva la vita. Oh, ma questo? Raga, è un tipo. Spero che abbia lo scudo. Non ce l'ha. Male impulso, che non ci dispiacciono. Non so come dirvelo, ma mi sento già a casa con la modalità delle costruzioni. Oddio, hanno provato a cecchinarmi in questo momento, il che è pericoloso. Oh mio Dio, ma non c'è lo scudo extra. Se mi colpisce sono morto. Perché non c'è il 50 scudo extra? Oh mio Dio, no no no, non va bene sta cosa. Qua c'è una bella sparatoria in corso. E allora il mio istinto mi dice di non intervenire, anche perché c'è un'auto dietro di noi. Piazziamoci in un punto interessante. Tipo già qua non è male se questa stesse ferma. Quello l'abbiamo fatto fuori. Che goduria. No, dov'è finita la mia sfera? Ma porca di quella miseria. Ma guardate che lavori. Meno male che mi posso coprire. Ma veramente vuoi prendere la mia palla? Ma levati, dai, mollami.
Ce ne andiamo dritti in safe. Ho visto un nemico là sotto. Ignoriamolo. Cosa peggiore che può accadere è finire in un panino. Quello lì è arrabbiatissimo perché gli abbiamo anche fregato la kill. Possiamo approfittarne e andare a vedere anche questa zona nuova, che non so quanto sia cambiato, sincero. Però ogni aggiornamento può essere interessante. Guardate, abbiamo Mr. Spider-Man davanti a noi. Spero non ci abbia sentito, ma credo di sì. Botanicus di burro. Ma questo era già in questo modo. Il tipo ha fatto un box e una torretta dove sta arrivando l'airdrop. Direi di andare a disturbarlo. Eccomi. Eccomi. Oddio, c'è un altro. Ma cosa sto vedendo, raga? Ah, è bellissima sta cosa. Siamo in due che gli giriamo intorno. Devo stare molto attento perché a breve finirò l'energia. E voglio che questa cosa accada perlomeno in zona sicura. Quindi occhio, Stefanino. Occhio. Ok, possiamo lasciare qua. Salire in groppa al cinghialotto, che è fastidiosissimo, che non si ferma. Oh, bello, che qua. Oh no, oh no. E invece sì, è andata bene, raga. Laggiù c'è il panico comunque. Tre persone che fightano, no, io non ci vado. Doppio rift. Svolazzano. Ma qua non c'è lo scudo extra, mo so cavoli tuoi. Preso, let's go. E là sotto abbiamo visto che c'è uno. Quello a terra di qua, nella pianta? Sì. Preso, craccato di nuovo. Benissimo così. Beh, dovrei andare probabilmente. Ai 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 ai, non esiste. Che bello poter costruire, raga, cioè, vi giuro. Ma basta, perché spari a me? Ah, uno è qui, oh mio Dio. Oh no! Pensavo fosse sopra, ve lo giuro. Pensavo che fosse sopra, era sotto. Mi ha one pumpato e ha fatto 141, vabbè. Terzo posto, prima, seconda partita con le build. Comunque quella di prima non la considero neanche. Siamo morti all'atterraggio. Ne facciamo un'altra e mettiamo Nathan Drake, appena comprato. Ci manca solamente un luogo da esplorare e andiamo a vederlo. Che ne pensate? Cioè, credo siano le rovine Maya, Azzeche, quel che c'erano già prima. Magari hanno aggiunto qualcosa. Comunque, vi ricordo che in questa modalità il lama torna ad essere super efficace. Soprattutto perché c'ha il cannone delle bevute. E il tipo nel cespuglio lì alla fine si stava curando col cannone delle bevute. Noi invece avevamo 140 di vita perché non avevamo scudo da 50. A proposito di lama, non ci posso credere, raga, è sull'albero. Wow, ma le probabilità di menzionarlo e trovare... Assurdo. No, no, dobbiamo assolutamente prenderlo, ve lo dico. C'è un nemico, due nemici. Spariamo prima quello con l'arma, ovviamente. No! Oh! Non ho parole. Cioè, veramente, oh mio Dio! Io stavo cercando di salvargli la vita, questo è caduto giù, ha trovato un pompa e c'è one pump. Ok, ok, va tutto bene. Nathan Drake può permettersi di farlo, perché? Perché è Tom Holland. Va bene, incredibile. Raga, ho detto spariamo a quello che c'ha l'arma, così poi ci diamo l'arma. E invece ha trovato un pompa! I 50 scudo extra fanno una differenza abissale in questa circostanza. Non mi avrebbe mai ucciso in un colpo solo. Va bene, direi che ce ne possiamo andare, se siete d'accordo. Pinnacoli, perché no? Così concludiamo questo video di ritorno alle build. Sono un po' dispiaciuto perché la partita di prima del terzo posto potevamo sicuramente fare meglio. Ci dobbiamo oliare nuovamente, riprendere in mano tutte le meccaniche. Cercherò, se è possibile, di alternare i video di Fortnite con le costruzioni e i video senza le costruzioni. Vedo già dei passi nel palazzo, quindi facciamole. Non capisco dov'è, ma credo abbia un pompa, dal rumore che ho sentito. Bravissimo! Holy shit! Eravamo quasi riusciti a ucciderlo. Non era l'ultima, dai, l'ultima è sempre la penultima. Ce l'hanno tutti con me! Cioè, vengo preso a picconate, come se non ci fosse un domani. Non sono Nathan Drake, in realtà sono Spider-Man. Non è male qua, ho visto un pompa, ho visto anche un Barrett. C'è pure una pozione a 50, qua si stanno già sparando. Se quello non mi ha visto provo a sparargli, ma non ho armi, quindi non gli sparo un bel niente. Però noto con piacere che qualcuno là si sta facendo il barilotto. Distrutto, mamma mia. Ah, che ti vedo, cosa pensi? Craccato, ucciso pure quello. Wow! Raga, il tre colpi è devastante.
sapete cosa facciamo adesso? Recuperiamo un'auto e andiamo alla ricerca di un lama che finalmente ha un'utilità. Questa la potenziamo. Wow, mitraglietta leggendaria, ma che goduria. Poi gli ho potenziato pure la Lamborghini a questo pazzo psicopatico. Non mi darà tregua, guardate. Sta provando a prendermi con l'autoscon. What? Mollami, mollami. Devo entrare. Oh, aiuto, aiuto. Sta arrivando pure Spider-Man. Perché mi devono rompere le scatole? Mo' c'ho paura. È sopra di me uno e uno davanti. Beh, stiamo messi maluccio. Distrutto. Nessuna barriera. Ignoriamolo. Dov'è? Ah, è qua. Devo riuscire a brecciare qui. Era una sedia quella. Oddio, ho mancato tutto. Vado. Oh no. No, questo non ci voleva proprio, raga. Aiuto. Questo a terra. Questo attivo. Alla peggio ce ne andiamo con le impulse, eh. Dove sta spaccando? Non lo so, ho paura. Molta paura. Oh no. Cioè, dobbiamo andare via. Via, via, assolutamente. Cioè, già che siamo vivi è un errore. Ma possiamo farcela. Fuggire. No, mollami. Lascia stare il mio camion. L'ho preso nuovo ora. Wow. Come facciamo ad essere vivi? Ammetto di essere particolarmente soddisfatto nel come la sto gestendo dopo mesi che non gioco. Perché, raga, sono le prime partite che ho fatto insieme a voi. Cioè, non mi sono riscaldato, non ho ripreso la mano. Mi sa che c'è qualcuno qua. Non so se mi ha visto, ma io ho visto lui. Guardatelo. Ok, devo provare a fargli un agguato, raga. Oh mio Dio. Sono esterrefatto. Questo tipo era dentro l'auto. Per oggi può bastare così. Cari amici, questo appuntamento con ritorno alle build su Fortnite termina qua. Sono molto sconcertato da come siamo morti in end, ma va bene. Spero vi sia piaciuto. Continuate a supportarmi con il giocatore Stepney. Voglio sapere nei commenti se preferite la modalità con le build o la modalità senza build. Personalmente preferisco quella con le build, mi dà proprio le vibes di Fortnite. L'altra è proprio una sopravvivenza strana. Date pollice in su, commentate, iscrivetevi alla campanella, ci vediamo al prossimo video. Quasi per tutto. E adesso inizia il piano: vincere una partita nelle build. Sarà difficile. Hmm.